Tutte le serate, le partite cominceranno alle 9, tranne la prima serata che cominceranno alle 8 e ci sarà la sfilata dalle ore 19 per venire al paese. A metà torneo, in data 2 luglio, ci sarà la gara delle Valli di Fieno per le vie del paese, il percorso è ancora da stabilire, dobbiamo fare una prova pratica, appena sapremo qualcosa di definitivo lo faremo sapere. La prima gara è la gara ciclopodistica il 2 giugno, con partenza dalla Fornace e arrivo al Gesolo, è aperta a tutti i partecipanti, speriamo che la voce sia diffusa in tutta la valle perché ci sia molta gente. Il Palio degli Asini sarà domenica 24 luglio, dalle ore 19, come l'anno scorso. Poi ci saranno sempre i due karaoke, quello di luglio, il 16 luglio, sulla via Martiri, e quello in piazza Garibaldi, il 16 agosto. Poi, Tirolo a Fune quest'anno per motivi logistici, invece di essere fatto la prima domenica di agosto, verrà fatto l'ultima domenica di luglio, il 31 luglio. E poi ci sarà Concenedo il 20, che è un sabato, una festa ancora da definire, in sostituzione del Palio degli Asini. Vedremo se fare una carriolata, una corsa coi sacchi, comunque qualcosa di folcloristico. Poi ci sono due serate musicali, sponsorizzate dal Bar Sole Luna, che sono il sabato 9 luglio e il giovedì 27 agosto, dove suoneranno dei gruppi sulla via Martiri. Da giugno alla fine di agosto ci sarà ancora il concorso del Balcone Fiorito, che quest'anno verrà valutato in tre giorni, uno a giugno, uno a luglio e uno ad agosto, di modo che i balconi vengano mantenuti sempre fioriti e a posto, per garantire una continuità. Io ho finito, grazie. Una piccola scuola di circo di Milano, il cui istruttore presidente sarebbe stato Flavio Mattia, che ha scritto il libro che sarà presentato in accordo anche con la Biblioteca Comunale secondo sabato di settembre, con la presentazione di Claudio Bisio. Questo Flavio Mattia è quello che farà la serata del 15 agosto in piazza e coordinerà tutto il secondo sabato di settembre, quando ci saranno gli artisti di strada, coordinerà lui. Scorso ci sembrava un po' troppo corposo, nel senso che erano state fatte troppi giorni con tanti eventi. Si è cercato di ragionare in un modo che chiunque arrivi a visitare il nostro paese abbia tempo, diciamo, oggi ha una manifestazione, si concentra su quella, dopo 2 giorni su un'altra, eccetera, per non far sì che siano ripetitivi. Dato che ho visto lo spunto che era, diciamo, la vedevo relativamente, penso che abbia sostenuto, vorrei dire che quest'anno l'amministrazione comunale, seguendo un po' le critiche che sono venute lo scorso anno, ha deciso quest'anno di fare un'equa ripartizione delle manifestazioni sia sulla piazza che diciamo, via Marte. Il 18 febbraio 2011 abbiamo fondato l'ufficio turismo che si chiama Agenzia Culturale di Sviluppo Turistico Valsassina. Essa è un'associazione apolitica e non a scopo di lucro. Avrà sede a Varzo, in piazza Garibaldi numero 12, presso l'attuale sede dello IAS provinciale. Lo scopo dell'ufficio sarà quello di pubblicizzare e promuovere il turismo nel nostro territorio. Per meglio espletare questo compito stiamo realizzando un sito internet di lingue in italiano e inglese con la predisposizione per la terza lingua. Inoltre stiamo progettando di fare una testa che sarà chiamata Valsassina Turista, acquistabile presso il nostro ufficio. Esso avrà delle convenzioni presso i commercianti o esercizi commerciali sia della valle sia esterna della nostra valle, in modo da promuovere la nostra associazione, il nostro territorio, sia in Valsassina che all'esterno della Valsassina. Abbiamo già la convenzione del TB su uno sconto per i biglietti con il gestore delle terme che gestisce Bormio, Milano, Courmayeur e Monza e con i ragazzi che gestiscono il centro di Valsassina della musica. Lo scopo principale saranno migliorare l'accoglienza, la ricettività e i servizi del territorio, valorizzare i fattori di attrazione turistica, ambientale, paesaggistica, naturalistica, quello storico-culturale sul nostro territorio molto sviluppato, e la qualità dell'ambiente in collaborazione con gli enti locali e anche provinciali. Ringraziare il sindaco Ferrari, Matteo Borghetti, Camozzini e tutti voi per
perché siamo stati capaci insieme di superare un momento, se vi ricordate, di polemica che era nato tra le istituzioni. Allora, secondo me, siamo stati capaci di dare un esempio positivo, cioè partendo da posizioni che potevano essere non allineate, in un certo momento ci siamo confrontati, abbiamo ragionato molto serenamente, abbiamo cercato di capire le esigenze che emergevano dal territorio, le esigenze che nascevano poi in seno alle problematiche legate all'azione della provincia, e siamo riusciti ad arrivare a questa soluzione che secondo me è la soluzione ideale. Questo lo dico perché non è così banale che si sia capace di smettere di litigare e di lavorare insieme, perché poi alla fine il valore principale che permette a un comune, a una provincia, un'amministrazione di funzionare nel suo complesso è la capacità di superare, andandosi incontro a cercare di capire, i conflitti che diventano politiche. Io cerco di evitare più che posso, anche se poi potrò anche le mie idee, però sempre con rispetto anche degli altri, questa di finire situazioni così effettivamente antipatiche e poco utili. E qui io devo dare atto all'amministrazione comunale di Marzio di questa disponibilità che c'è stata anche nei miei confronti. Quindi io voglio testimoniare.